Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Un 28enne ritenuto coinvolto nell'omicidio di Pasquale Sesso, il 44enne ucciso a colpi di pistola nella zona di Santa Lucia a Napoli la notte tra il 5 e il 6 luglio, è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Napoli. Svolta nell'omicidio di Pasquale Sesso, ucciso ieri notte a Napoli, nella zona di Santa Lucia, questa mattina gli uomini della squadra mobile della Questura hanno arrestato un 28enne a cui viene contestato il reato di detenzione di arma da fuoco, ma sono in corso accertamenti per verificare se la pistola che aveva è la stessa con la quale è stato ucciso Sesso. Inoltre, immagini dei sistemi di videosorveglianza che lo collocano nella zona dove è scattato l'agguato fanno di lui una persona fortemente sospettata di essere stato il killer del 44enne. Gli investigatori della squadra mobile di Napoli, coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabrocini, hanno da subito seguito una pista definita. Gli inquirenti non ritengono che il 44enne, un rapinatore di orologi di lusso, sia collocato in un particolare clan di camorra, anche se secondo quanto si è appreso ultimamente aveva cercato di scalare posizioni nella malavita della zona del cosiddetto pallonetto. La vittima è morta in ospedale al Vecchio Pellegrini a causa della gravità delle ferite riportate. L'identità del killer potrebbe essere svelata a breve. Ieri si è insediato nella Questura di Napoli il nuovo questore Maurizio Agricola, priorità alla lotta alla criminalità minorile organizzata. Da Catanzaro a Napoli i grattacapi aumentano per il nuovo questore, Maurizio Agricola. Sarei un incosciente se non fossi, quantomeno, se non sentissi il gravame della responsabilità, di questo ringrazio il capo della polizia che mi ha voluto dare questo alto incarico. È chiaro che Napoli mi ha portato una grande emozione, ma sento fortemente la responsabilità dell'incarico. Conosce già la città, ricorda ai cronisti, avendo ricoperto già in passato diversi ruoli nella questura partenopea e al suo ritorno subito ha trovato sulla scrivania il fascicolo dell'omicidio avvenuto poche ore prima della sua prima conferenza stampa da questore di Napoli. Ho detto una città da questo punto di vista molto più progredita, devo dire, c'è un grande risveglio culturale, un grande risveglio turistico, è una cosa che fa molto piacere. Ma nel frattempo la città è cambiata, precisa Agricola, e ad atavici problemi se ne sono aggiunti altri, la criminalità minorile organizzata e non la priorità del nuovo questore. Queste giovani leve si presentano in una maniera molto più violenta, molto più aggressiva con l'uso delle armi e ne sono testimonianza tanti interventi che abbiamo fatto, tanti arresti fatti nel primo semestre, quasi 24 arresti tra i 14 e i 22 anni, 120 denunciati, quindi dimostrano che per vari reati, violenti, dalla rapina, insomma l'uso delle armi, anche alle lesioni, anche agli omicidi, quindi si dimostra che effettivamente questo è un problema che deve essere attenzionato molto. Dramma a Roccarainola, esplosa la fabbrica di fuochi d'artificio. Raffaele Miele, 51 anni, è un operaio la vittima dell'esplosione della fabbrica di fuochi artificiali Fireworks Lieto, avvenuta nella tarda mattinata di oggi nel comune di Roccarainola, in provincia di Napoli. La fabbrica si trova in un'area isolata, in località Gargani, nel comune, alle porte del capoluogo campano. La deflagrazione potente è stata avvertita in una vasta zona. Un'azienda sul territorio presente dagli anni 50, molto conosciuta nel settore, la Fireworks, è già coinvolta in un episodio analogo il 30 agosto del 2002, quando in un altro stabilimento nel comune di Visciano, a pochi chilometri da quello di Roccarainola, tre esplosioni distrussero la fabbrica, provocando la morte di tre persone, tra cui uno dei proprietari, Salvatore Lieto, di 51 anni. Per una singolare coincidenza, anche allora come oggi, l'esplosione avvenne pochi minuti prima delle 11. La fabbrica ospitava il laboratorio in cui si miscelano le sostanze pirotecniche, suddivisa in vari moduli. Per evitare che in caso di esplosione si possa verificare l'effetto a catena della struttura, è stato interessato dallo scoppio un locale dove stava lavorando l'operaio che ha perso la vita. Completamente sbriciolata la struttura, al suo posto un cratere. Partiti anche in campagna i saldi estivi. Al via i saldi estivi. Secondo le stime, ben 6 consumatori su 10 in regione hanno intenzione di spendere in questi 2 mesi di sconti. Insieme a loro, milioni di turisti acquisteranno capi con i saldi per una previsione di introiti di 897 milioni di euro.
Da stamattina le vetrine dei negozi di prossimità e dei centri commerciali si presentavano con i rituali cartellini con i prezzi scontati e con gli adesivi che annunciavano le svendite. Al Vulcano Buono di Nola in tantissimi hanno acquistato capi di abbigliamento e calzature nei 140 negozi presenti. Francesco Furino, amministratore delegato del centro commerciale, spiega l'importanza dei saldi, specie quest'anno che con il decreto Omnibus sono diventati anche trasparenti. I saldi rappresentano ancora un momento importante per il consumatore e per l'economia tutta, diciamo che un impatto ancora stimabile nell'ordine del 30%, sebbene abbiamo sempre da confrontarci con un online che costantemente, tutti i giorni, è continuamente in promozione. Ma i consumatori cercano ancora un'esperienza, cercano ancora una customer experience e oggi il mondo fisico, il mondo dei centri commerciali, il mondo del retail fisico rappresenta ancora un momento importante per l'economia tutta. A Napoli stamane in tanti si sono riversati in strada da via Toledo a Chiaia passando per il Vomero e il Corso Umberto. Ma quanto incide il caro vita sullo shopping? Lo abbiamo chiesto a esercenti e cittadini. I saldi sono una forte leva per il nostro business, anche perché come sappiamo il consumatore finale è un po' già istruito su questo e quindi per lui diventa un momento cruciale. Noi cerchiamo di essere quanto più trasparenti possibili, quindi di dimostrare qual era il prezzo iniziale, qual è lo sconto effettivo del capo per aiutarli nell'acquisto, diciamo. Più che altro abbigliamento a prezzo molto vantaggioso, perché comunque i prezzi sono aumentati e non poco. Beh, l'estate non trovi sempre quello che vorresti trovare, perché comunque sì, ci sono i saldi, ma ti danno comunque cose della scorsa stagione, non trovi cose molto molto positive, però gli aumenti ci sono e quindi saldi a grosso modo non ci sono tanto. Siamo in collegamento con Vincenzo Schiavo, vicepresidente nazionale di Confesercenti, presidente di Confesercenti Campania e Molise. Ben trovato, grazie per essere collegato nuovamente con noi. Grazie a lei e alla sua redazione, sempre un piacere. Allora, sono partiti da ieri i saldi estivi anche in Campania. Cosa porteranno nelle casse dei commercianti questi saldi? Allora, porteranno tanta disponibilità perché fortunatamente i saldi partono con un momento difficile per le attività dell'abbigliamento, perché le temperature non hanno dato, come dire, quella forza che si aspettavano di avere nel mese di giugno per vendere i prodotti estivi, perché purtroppo i tempi non hanno dato, come dire, soddisfazione. Adesso invece con la partenza dei saldi i numeri saranno importanti, circa 894 milioni il fatturato per la vendita dei saldi, perché 6 persone su 10 hanno dichiarato di voler spendere 222 euro e soltanto un 50% di questi, quindi 3 su 10, potranno spendere circa 100 euro. Ma arrivano i turisti, che sono tanti, che rimarranno in questi mesi dei saldi nella nostra regione, che contribuiscono con circa 120 euro a persona, con 240 milioni di euro di fatturato, e portano a quel fatturato importante di circa 900 milioni di euro, che è quello che incasseranno i negozi per i saldi. Chiaramente ricordiamo, le regole dei saldi valgono quelle sempre del buon senso, insomma acquistare nei negozi di fiducia per evitare poi, insomma, che si possa incorrere in problemi. Sì, difatti è così. Abbiamo quest'anno, c'è un regolamento nuovo che dà maggiore conforto, sostegno ai consumatori, perché i consumatori hanno la possibilità, anche dopo aver acquistato i prodotti in saldo, dopo 15 giorni di andarli a cambiare. Gli imprenditori hanno l'obbligo di segnalare il prezzo del capo prima dei saldi, lo sconto che applicheranno e il prezzo finale dell'acquisto del prodotto in saldo. Quindi c'è una grande chiarezza. Noi abbiamo immaginato di fare una campagna, e l'abbiamo fatta per tutti i nostri commercianti, per una campagna di trasparenza, dove abbiamo chiesto a tutti i commercianti di avere la massima trasparenza su quella questione dei saldi, sulla possibilità dei saldi,
Chiediamo ai consumatori di fidelizzare con gli imprenditori sotto casa, di cercare i propri prodotti agli imprenditori sotto casa in modo da poter dare forza ed economia alle nostre città, ai luoghi dove abitiamo, che è il modo migliore per garantire la continuità agli imprenditori di continuare a rimanere nelle nostre città e continuare a garantire agli imprenditori di tenere la forza lavoro che oggi è difficile, ma devono continuare a mantenere le persone al lavoro e possibilmente inquadrare quanto più persone possibili. Presidente, c'è un problema molto serio che è quello dell'aumento dei tassi. Le persone che avevano contratto, anche gli imprenditori, un mutuo a tasso variabile si trovano veramente in grandi difficoltà. E c'è un elemento assolutamente negativo che le banche molto spesso non operano la surroga così come richiesto dai clienti. Si potrebbe, come Confesercenti vi state muovendo anche attraverso il governo, in qualche modo obbligare le banche a venire incontro alle difficoltà dei clienti? Assolutamente, ci siamo già mossi, siamo stati molto critici con la decisione della Comunità Europea, allora quando l'hanno fatta, siamo molto critici con il governo nazionale perché chiediamo che prenda una posizione chiara. Gli imprenditori, le famiglie che avevano contratto dei debiti, quindi dei mutui, adesso si ritrovano a pagare 3-4 punti in più, che su una rata di mediamente 500-700 euro vuol dire aggiungere 250 euro al mese. Quindi pagare circa 30-40 mila euro in 5 anni in più. Quindi riteniamo che in questo momento di grande disperazione, dove l'energia elettrica è aumentata, dove il petrolio è aumentato, dove come dire, i prodotti primari sono aumentati, la comunità europea ho l'impressione che stia su Marte, quindi non si renda conto che cosa sta succedendo qui in Europa e cosa sta succedendo in Italia. Abbiamo chiesto come Confesercenti al governo nazionale di prendere una posizione chiara e di chiedere alla Comunità Europea di avere dei supporti e degli aiuti economici per gli imprenditori e per le famiglie che hanno contratto dei mutui e dei debiti perché non riusciranno a pagarli. Dall'altra parte abbiamo chiesto all'ABI, al mondo bancario, quindi all'Associazione delle Banche, di poter essere clementi con consumatori e con imprenditori, quindi con i propri clienti, perché le surroghe vanno fatte se chiunque ha la facoltà di trovare un'altra banca che accoglie una surroga e può risparmiare un punto, due punti, devono assolutamente renderlo libero di poter andare dall'altra parte. In un paese democratico così funzionano le cose. Nel frattempo cerchiamo di tenere d'occhio questa questione del aumento degli interessi che, se si ricorda, l'abbiamo denunciato nel lontano settembre quando si paventava che si volevano alzare i tassi di interesse. Allo stato attuale stiamo facendo un calcolo di quello che costerà agli imprenditori e alle famiglie solo per i debiti contratti nel periodo Covid e ci esce per adesso cifre assurde che veramente ci auguriamo di poter trovare un'interlocuzione con il governo nazionale e con la comunità europea, perché sennò veramente molti imprenditori andranno in grande difficoltà. Certo, tra l'altro a fronte dell'aumento dei tassi dei mutui non corrisponde a un aumento dei tassi per i risparmiatori, perché insomma non, i conti sono ancora a zero, questa è un'altra anomalia. Eh certo, ha pienamente ragione, ovviamente attenta come sempre, c'è stato questo tipo di dislivello. Devono incassare, hanno alzato i tassi, devono dare gli interessi, non hanno alzato i tassi. Quindi, come sempre, c'è una disparità che proveremo anche qui a farla presente perché sono cose che non danno giustizia alle persone che purtroppo non hanno voce, ma devono subire quello che succede in quei palazzoni della Comunità Europea e del governo, molto lontani da quello che succede la mattina alla casalinga quando scende e deve andare a fare la spesa. Certo, ci vuole anche il pugno duro contro le speculazioni, perché lei ha parlato degli aumenti dei prezzi, se alcuni aumenti dei prezzi sono giustificati e giustificabili, altri non lo sono. Anche questo, ci sono tanti che hanno alzato i prezzi perché alcune materie prime si sono aumentate, altre l'hanno alzata perché oramai si trovavano con una giustificazione da una parte, dall'altra parte hanno alzato i costi un po' dovunque. Dovremmo cercare lì di comprendere che in questo momento, se ce n'è uno che potrebbe arricchirsi,
ci saranno milioni di persone che possono andare in povertà, quindi è necessario che il governo possa attivare quegli uffici preposti ai controlli e che, come dire, vadano a fare questo tipo di controlli, perché magari molto spesso teniamo impegnate centinaia e centinaia di finanzieri per comprendere se hanno fatto lo scontrino del caffè o meno, e magari in società dove alzano i costi e ci sono introiti di milioni di euro al giorno e che impoveriscono milioni di persone, magari lì arrivano con molto ritardo. Allora, Presidente, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro e buone vacanze, se non ci troveremo nuovamente nei nostri telegiornali. Grazie a lei, grazie alla sua redazione. Se non ci dovessimo vedere, buone vacanze a tutti. Crollo nella Galleria Umberto, la famiglia Giordano ancora attende un risarcimento dopo la morte del figlio Salvatore, colpito dal crollo di Calcinacci. Il 5 luglio una ferita della città che ancora non si è rimarginata. 9 gli anni trascorsi dal giorno in cui il 14enne Salvatore Giordano, mentre stava passeggiando lungo via Toledo con degli amici, rimase gravemente ferito alla testa dopo essere stato colpito dai calcinacci crollati da uno dei fregi della Galleria Umberto, morendo pochi giorni dopo, il 9 luglio, in un reparto dell'ospedale Loreto Mare. Meno di un anno fa la sentenza del tribunale che ha condannato 5 persone, tra cui alcuni dipendenti comunali, riconoscendo le responsabilità nella mancata adozione di misure di prevenzione non solo da parte dei privati, ma anche da parte dell'amministrazione comunale e della sovrintendenza. Il distacco che è avvenuto è di un ornamento, di un monumento che tutti conosciamo. Comune, sovrintendenza, hanno tutti delle grosse responsabilità per quello che è accaduto. Ci sono episodi in città che non possono essere controllati. Questa era una tragedia che poteva essere monitorata, perché quell'anno vi erano stati numerosissimi crolli. Eppure per la famiglia di Salvatore Giordano non è ancora arrivato nessun risarcimento, spiega il legale dei genitori, l'avvocato Sergio Pisani. 9 anni e, nonostante sia chiara la dinamica di quello che è accaduto, nessuno si è fatto avanti per risarcire la famiglia. Ci sono state, diciamo, tantissime udienze, un processo durato quasi 9 anni con la condanna dei responsabili, sia dirigenti comunali che amministratori del condominio, però nessuno di loro, né il Comune di Napoli, che comunque ha una responsabilità sia morale che giuridica, per ora hanno offerto risarcimento alla famiglia. Più che al risarcimento, i coniugi Giordano ha fatto male il disinteresse della precedente e dell'attuale amministrazione, che avrebbero potuto almeno avviare un piano di manutenzione straordinaria per evitare altre tragedie come quella di Salvatore. Un disinteresse che si è visto anche in occasione della tragedia sfiorata di recente all'altra galleria cittadina, la Principe Umberto. Dal 24 giugno nessuno ha pensato ancora a rimuovere le pietre che, dopo essersi staccate dalla facciata del monumento, sono finite sul marciapiede, dove c'era anche una fermata del bus. Per fortuna senza conseguenze. Un altro crollo si verificò un mese prima dalla stessa facciata. La nuova Academy di Capodimonte. Presentazione nella sede della Regione Campania della Fondazione ITS Capodimonte MADE Academy. Si tratta di un istituto tecnologico superiore che avrà sede proprio a Capodimonte e proporrà corsi biennali post diploma per giardinieri specializzati, designer maker della ceramica e del gioiello. Il direttore del museo e del Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellinger. Il giardino, secondo me, è sempre l'arte. Il giardino è proprio il modello del migliore rapporto che l'uomo può avere con la natura. Aprire una scuola per me è un orgoglio e una cosa di un'importanza fenomenale. Victor Hugo diceva: aprire una scuola vuol dire chiudere un carcere. E questo ci credo moltissimo. Il direttore della Fondazione ITS Capodimonte Campania, Walter Luca De Bartolomeis. È importantissimo investire sui giovani, offrire loro opportunità di lavoro sul territorio, perché non debbano coronare i loro sogni e i loro progetti di vita altrove, ma connettendoli con i comparti produttivi non solo riattiveranno la filiera dei singoli comparti, ma si determineranno reali e concrete opportunità di lavoro e di crescita per i giovani e per il territorio. Tra gli organismi di formazione STOAC, LIFORM, Casa Artigiani Formazione Ricerca e Si Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Fabrizio Luongo.
L'azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli partecipa a questa bellissima iniziativa della costituzione di questo ITS Academy per la formazione non solo per il tema dei giardini ma anche per i preziosi e per la ceramica, che avrà il luogo a Capodimonte, un punto di eccellenza del vero Made in Naples. È stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a voler approfondire i temi e le potenzialità di questo nuovo ITS. Siamo orgogliosi come Regione Campania di aver finanziato questo ITS, cioè questo momento di formazione post diploma per specializzare i giovani nel campo del giardinaggio, dell'arte dei gioielli, dell'arte della porcellana. Sono grandi tradizioni di artigianato, di manualità, ma di vera e propria arte, che fanno di Napoli una delle realtà più conosciute al mondo dal punto di vista della cultura. Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo rivitalizzare queste grandi tradizioni formando i giovani. Siamo in collegamento con Adele Maria Marzocco, responsabile team PIC, distretto sanitario 27 ASL Napoli 1. Ben trovata, dottoressa. Anche a lei. E ben trovata anche ad Anna Napolitano, fondatrice della Dream Room. Ben trovata. Grazie, grazie, grazie per questa intervista. Allora, chiedo subito ad Adele Maria Marzocco, responsabile del team PIC, distretto sanitario 27, ASL Napoli 1, cos'è questo team PIC? Allora, PIC Team del distretto 27 della ASL Napoli 1 è una forma assistenziale di presa in carico del paziente oncologico. È una forma diversa da quella ospedaliera, quindi il paziente afferisce presso il distretto sanitario e riceve le cure che riguardano la fase precedente l'inizio delle chemioterapie, quindi l'impianto del dispositivo vascolare per agire in sicurezza durante il processo di somministrazione del chemioterapico. Il paziente afferisce da noi non soltanto per l'impianto, ma anche per la gestione, ecco la presa in carico, quindi il paziente viene seguito lungo tutto il suo percorso e poi nella maggior parte dei casi si conclude il percorso rimuovendo il dispositivo e quindi concludendo insieme al paziente il percorso. Certo, insomma, si tratta di momenti molto particolari e molto complessi per i pazienti che devono affrontare questa terapia chiaramente per loro salvavita, cercando di comunque mantenere una buona qualità della vita. Anna Napolitano, le chiedo come è nata l'idea di una Dream Room e cosa accade in questa Dream Room? Allora, l'idea è nata in quanto sono stata prima io una paziente del PIC Team, dove appunto sono stata coccolata e abbiamo avuto questa esperienza intensa di settimana in settimana. Avendo avuto sempre esperienza di volontariato nel campo pediatrico e di bambini oncologici, mi sono sempre resa conto che a volte trovare un ambiente più accogliente, dove si viene appunto coccolati in maniera diversa da quelle mediche, può essere importante anche per affrontare la terapia che la malattia che si sta combattendo. Qui è nata la mia idea, devo appunto ringraziare l'azienda che mi ha permesso appunto di mettere in atto questa cosa, dove nell'ambulatorio dove vengono appunto medicate settimana per settimana le pazienti hanno la disponibilità di estetiste truccatrici che si dedicano a loro appunto truccando, dando a volte anche solo piccoli accorgimenti e suggerimenti per la cura della pelle, perché durante queste terapie purtroppo le donne vanno incontro a perdita di capelli, sopracciglia, ciglia, e quindi non possono nascondere purtroppo la malattia. E per questo noi abbiamo pensato di allestire questa saletta e vedo che comunque c'è un riscontro da parte delle signore che sono contente di trovare questa diversità dall'ambulatorio infermieristico dove si fa anche altro. Dottoressa Adele Maria Marzocco, quanto è importante l'aspetto psicologico anche per la buona riuscita di una terapia?
Appunto, l'intento di questa collaborazione è nata proprio dall'umanizzazione delle cure, e quindi la cura non soltanto della malattia, ma anche dell'aspetto psicologico, soprattutto nella donna che soffre tanto per l'alterazione del suo aspetto fisico legato alla patologia in sé. Quindi le nostre pazienti sono contentissime di poter avere questa coccola dedicata anche soltanto per dei piccoli consigli, anche soltanto per sentirsi, diciamo, curate anche nell'aspetto fisico. Certo, Anna Napolitano, c'è anche un momento però dedicato al dialogo, ci sono tante volontarie che ascoltano anche quelle che sono le paure, le perplessità di queste pazienti. Sì, soprattutto questo, perché diciamo che fondamentalmente il momento del trucco è proprio minimo, però le truccatrici, che poi, devo dire la verità, queste volontarie hanno anche esperienze o personali o familiari, e quindi sanno anche di che cosa stiamo parlando, di che cosa attraversano queste persone, sono lì per ascoltare o far fare giusto due risate in questi momenti. E io infatti volevo ringraziare queste persone che veramente dedicano il loro tempo per sollevare chi sta vivendo un momento particolare della propria vita. Volevo ringraziare soprattutto chi dona il materiale che noi utilizziamo e anche chi ci sta dedicando questo tempo e rende felici le nostre pazienti. Allora, noi ringraziamo voi per questo collegamento. Prima di salutarci vorrei chiedere ad Adela e Maria Marzocco, sarà possibile ampliare questo tipo di servizio? Vi state attivando per questo? Poco abbiamo avuto la richiesta di collaborare con noi anche di parrucchiere per il lavaggio e per la sistemazione delle parrucche, sempre in maniera volontaria e gratuita, sempre nostre ex pazienti che vogliono dare il loro contributo a questo aspetto. Allora, noi vi salutiamo, vi ringraziamo e in bocca al lupo per questa iniziativa assolutamente encomiabile. C'è bisogno della collaborazione di tutti, soprattutto in momenti così particolari per la vita delle persone. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Presentato il libro di Ugolini, La notte prima. La notte prima, quella che ha preceduto il terzo scudetto del Napoli, raccontata con abilità e ispirazione dal giornalista di Sky, Massimo Ugolini. Il volume è arricchito dai racconti di Maurizio De Giovanni ed è stato presentato in una libreria del Vomero a Napoli dal direttore di Radio Kiss Kiss, Walter De Maggio. La notte prima è il titolo. Ugolini, da anni volto della TV al seguito del Napoli, è iniziato come redattore nei quotidiani e non ha perso il gusto per la scrittura. È una bella esperienza, mi ha aiutato... mi hanno aiutato i miei inizi professionali, perché io vengo dalla carta stampata. Poi è ovvio che mi sono dovuto ritarare, no? su una scrittura, su una prosa diversa rispetto al linguaggio televisivo, dove ci sono le immagini spesso e volentieri a raccontare quello che accade. Però è stata una bella esperienza, non troppo difficile, anche perché poi, insomma, all'interno di questo libro ci sono i racconti di Maurizio De Giovanni e Maurizio mi ha dato una mano proprio a sviluppare in maniera più ampia, con una chiave di lettura diversa, insomma, i temi del libro. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole giornata, ci ritroviamo nelle prossime edizioni di Televomero Notizie, continuate a seguire i nostri programmi. Arrivederci.